Allora, amici di Calciopasso, vogliamo fare un pochino il gioco delle figurine in questo periodo dove non è che ci stanno molte notizie. Sì, magari c'è qualche notizia di mercato, qualche rumor, però poi stiamo parlando sempre di aria fritta perché concretamente a livello di Roma, insomma, si fa un gran parlare, ma ancora non c'è nulla di certificato, tranne qualche voce che noi andiamo a commentare, soprattutto quelle in uscita. Poi in entrata magari ci inventiamo qualcosa noi, ok? Lo faccio io e poi lo fate anche voi. Allora, in uscita, secondo me, fosse possibile, ovviamente, io punterei su tre giocatori essenzialmente da allontanare per motivi diversi. Nicola Kalinic, scusate, ho un rospo qui in gola che non riesco da giorni a buttare via. Nicola Kalinic, perché comunque non si è integrato, non è riuscito in quelle rare occasioni che Dzeko gli lascia. Non è riuscito comunque a incidere, a dimostrare di potersi integrare e nel gioco di Fonseca e in questa squadra proprio. Lo vedo come un corpo estraneo, per cui se c'è l'opportunità veramente di cederlo, che vada pure. Ho sentito parlare sia della Fiorentina e sia eventualmente anche del Genoa. Ed è proprio lì che mi interesserebbe molto fare eventualmente, fosse possibile, un cambio. E stiamo parlando di Pinamonti, giocatore che a me piace molto. Tra l'altro, andrebbe a ricomporre quella coppia di amici e di calciatori che hanno giocato vicini nella primavera dell'Inter con Zaniolo. Per cui, a grandi margini di crescita, secondo me sarà un campioncino del domani. E per cui, visto che comunque la politica della Roma è improntata anche ai giovani da far crescere, è un mix da Roma, per carità, non è soltanto una squadra dei giovani, e per carità, insomma, ci mancherebbe, ma secondo me Pinamonti è un giovane che può crescere molto e non mi dispiacerebbe. Per cui, eventualmente, guardate, piuttosto di liberarmi di Kalinic, che veramente lo ritengo proprio un peso morto in questo periodo, forse che ti è arrivati anche Sanabria. Mi riprenderei così per 6 mesi se proprio non si riesce a Pinamonti pur di liberarmi dei Kalinic. Poi Juan Jesus ormai è ai margini del progetto, gli viene preferito sempre quando c'è l'opportunità, insomma quando i due centrali e Fazio non sono disponibili gli viene preferito Setin, per cui è evidente che l'avventura di Juan Jesus alla Roma ormai è al capolinea. E sempre in zona Genoa c'è un calciatore che secondo me sarebbe perfetto e per esperienza e perché può ricoprire sia la posizione di centrale di difesa sia quella di terzino sinistro. Sono sicuro che già avrete capito di chi sto parlando, visto che comunque Kolarov non le può giocare sempre, Spinazzola a volte sta in infermeria, a volte a destra, comunque. Secondo me un Mimmo Criscito, che per carità è capitano, è tutto quello che vuoi, però magari con un conguaglietto, non lo so, insomma, non è un problema mio, non è che faccio io la campagna acquisti, ma a me personalmente un Mimmo Criscito non mi dispiacerebbe per niente nella Roma. Poi, l'ultimo è Pastore, e mi dispiace perché dal punto di vista tecnico, secondo me come Pastore non ce n'è. Nella Roma, cioè nella Roma non c'è un giocatore così tecnico, così intelligente come Pastore. Il problema di Pastore lo sappiamo tutti, no? È un problema fisico. Lui ogni volta che diciamo una botta al polpaccio, se lo dimentichiamo, un mese via, 2 mesi via, che fine ha fatto Pastore? Non si sa più. Evidentemente poi ci stanno riacutizzarsi, non lo so che cosa c'è, però è evidente che in 2 anni questo avrà giocato sì e no, grasso e cola 10 partite. E in più c'ha uno stipendio importante. E allora, se troviamo un amatore, è difficile. Ma se troviamo un amatore che gli vuole dare un'opportunità, ben vada, Pastore. Il calciatore che a me piacerebbe, non in quella posizione, cioè praticamente di fantasista, dove abbiamo già Lorenzo Pellegrini, eventualmente c'è Mkhitaryan che può giocare lì, eventualmente c'è Zaniolo che può giocare lì, anche se poi entrambi secondo me giocano, c'è Perotti che può giocarci, insomma una soluzione si trova da mettere lì, non è un problema, però anche per responsabilità, quindi come di sei te il titolare, sei te che ti devi caricare la squadra sulle spalle, sei te che devi fare
l'ultimo passaggio, quello geniale. Quindi poi eventualmente quando non c'è Pellegrini si trova una soluzione. Non potendo arrivare a Tonali, perché secondo me alla fine si scatenerà un'asta a giugno e quindi non a gennaio, e sarà molto difficile, se non impossibile, prenderlo, perché poi quando scendono quelli col soldo pesante, vedi la Juve, vedi l'Inter, le altre possono soltanto accontentarsi delle briciole. Un giocatore che a me piace molto e che ha ampi margini di crescita e che viene sempre dalla primavera della Fiorentina, come Gianluca Mancini, come Zaniolo, eccetera. Jacopo, mi pare si chiami proprio Jacopo, Petriccione. Secondo me in quella posizione di regista, diciamo, dove gioca attualmente Diawara o Veretout, come alternanza, secondo me sarebbe un giocatore di grandissima qualità, anche quantità, visione di gioco, per cui sinceramente a me non dispiacerebbe per niente un Petriccione alla Roma. E poi io non lo farei, ma se proprio è necessario, che vedi che proprio la Roma la vuole fare per forza questa cosa, per i motivi che sapranno loro, io non li so, li posso immaginare ma non li so, se Florenzi proprio deve andare via, io punterei forte su Ansaldi. Per lo stesso motivo che è ambivalente come Spinazzola, può giocare sia a destra che a sinistra con gli stessi risultati. È un calciatore che c'ha tiro, è un calciatore che c'ha cross preciso, fatto a mestiere. È un calciatore di classe. A me piace Ansaldi. Per cui, se fosse possibile, capisco che i rapporti col Torino dopo la vicenda Petraghi stanno praticamente prossimi allo zero. Però io vi chiedo scusa se il video ha intervallato tutte queste cose, ma non riesco a parlare, perché se non faccio le piccole tossite ogni tanto poi vomito, credo che sia ancora meno bello delle piccole tossite ogni tanto. Per cui adesso aspetto voi, voglio che sotto mi scriviate chi eventualmente dovrebbe essere ceduto, cioè chi parla anche di Diego Perotti. Per carità, sono tutti quei calciatori che se capita l'occasione, secondo me andrebbero rimpiazzati. Ti faccio un esempio. Se riuscissimo a cedere Diego Perotti, come sai qual è quel calciatore che piacerebbe molto, che è stato accostato qui, lì, di là, è stato accostato al Napoli, è stato accostato alla Fiorentina, è stato accostato all'Inter, al Milan, ma sta ancora ad Udine. E sicuramente avrete già capito che stavo parlando di Rodrigo De Paul, che è un calciatore tecnico, un calciatore concreto perché è argentino, è un calciatore che se non sbaglio tira pure le punizioni, ma comunque c'ha una bella stecca da fuori, può giocare sia esterno sia, secondo me, trequartista, tirato le punte, per cui la Roma a mio avviso dovrebbe pensarci. Ciò che è complicato è un po' lo stesso discorso che vale secondo me per Pastore, vale anche più o meno per Perotti, che ogni 2x3 anche lui popola quel bellissimo ambiente chiamato infermeria, e per cui è tosta, anche lì devi trovare un amatore. Perotti c'ha di buono che è un rigorista efficace, eccellente, ineccepibile, glaciale. Per cui è evidente che quando gioca e c'è l'opportunità di battere un rigore, io mi fido, sinceramente. Abbiamo anche Veretout, Kolarov. Vabbè, Kolarov secondo me è un ottimo rigorista, però per quello anche mi piacerebbe Mimmo Criscito, che è un altro splendido rigorista che potrebbe, secondo me, fare al caso nostro. E poi che altro? Non, così a memoria non mi sembra. La Roma ha bisogno di essere puntellata. La Roma ha puntato ovviamente non sul grande campione. Grande campione c'è Dzeko, secondo me il grande nome è Dzeko in questa Roma. Poi c'è sicuramente Smalling da riscattare, che è un grande nome, ma c'è diventato qui. Sì, ha giocato tante partite a Manchester, per carità, però non è che fosse mai venuto agli occhi del mondo come uno dei più forti. Qui si sta dimostrando uno dei più forti anche a livello europeo, e per cui anche questa è una mossa da fare subito, da riscattarlo il prima possibile. Ma già è tardi. Quanto costa? 20? Subito, sull'unghia, ieri verità. Quindi io vorrei da voi adesso, allora, da una parte
tutte le vostre cessioni. A gennaio parlo, è subito. E da una parte tutti gli acquisti da fare subito per raggiungere una Champions. Non dico tranquilla perché ci sarà da lottare, però raggiungere la Champions sicura per andare il più avanti possibile in Europa League e per vincere la Coppa Italia. Secondo me, con Pinamonti, Criscito, Petriccione e Ansaldi, ripeto, secondo me preferisco Florenzi, però Ansaldi, se dovesse essere ceduto Florenzi, secondo me con questi quattro un miglioramento rispetto a quelli che ci stanno, ce l'hai. Ce l'hai anche come ruoli, cioè come il fatto che possono coprire più ruoli, secondo me fai un notevole, un discreto salto in avanti. Aspetto le vostre considerazioni. Se vi è piaciuto questo video, spero di sì, anche per il fatto che sto morendo, mettete un like, condividetelo, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, devo arrivare a 10.000, lo vedete, insomma, sto avanzando a piccoli passi, però insomma vorrei arrivarci, non dico per Natale perché sarebbe un grande regalo, ma quantomeno per fine gennaio. E iscrivetevi al canale, bah, ho detto, basta, non vedo niente, caccio paccio, questo sì, caccio paccio.